a Maratea, la perla del Tirreno, l'unico affaccio della Basilicata qui, sul Golfo di Policastro. L'unico affaccio della Basilicata, proprio sul Mar Tirreno. Ma lo vedete alle mie spalle, il simbolo di Maratea, il Cristo Redentore. Noi però non ci arriveremo tramite questa strada. Venite con noi, facciamo vedere. Michele, buon pomeriggio. Ciao Vito. Allora, noi ci siamo sentiti al telefono e tu mi hai promesso un accesso al Cristo Redentore tramite una strada diversa. Che significa? Che invece di arrivare in macchina comodamente, noi arriveremo attraverso un percorso di via ferrata. Perché a noi le cose comode non piacciono? No, faremo questo percorso attrezzato per sicuramente. Michele, io ti vedo imbracato col caschetto, mi sa che ho sbagliato outfit? Credo proprio di sì, se vogliamo fare una ferrata dovrai imbracarti e accessarti. Mi devo andare a cambiare, arrivo. Michele, eccoci, sono imbracato, caschetto me lo hai dato, adesso lo metto subito. Io penso che ci vogliamo avviare? Sì, andiamo. Andiamo. Okay. Allora Michele, dove ci troviamo adesso? Adesso ci troviamo su un sentiero che porta alla ferrata. E questo paesino che si vede qua giù è il centro storico di Maratea. Quindi noi costeggiamo il centro storico di Maratea per arrivare alla via ferrata. Fammi strada. Ok. Grazie. Seguimi. Allora ingegnere, questo è il primo punto, il punto di partenza della ferrata. Sì, questo è il primo ponte tibetano, vedi un ponte fatto con una sola fune portante e due funi laterali per darsi una fune. Qualche suggerimento sulla tecnica? Certo, bisogna agganciarsi con i moschettoni alla fune di guardia e camminare con i piedi a 180 gradi. E giustamente, non appena io metto qua, piove. Gancio piante la nostra, qui e poi vado. Vai! Certo che a noi di Weekly le cose facili non piacciono proprio, No! Penso che è una cosa spettacolare. È uno dei percorsi più belli probabilmente per riuscire ad arrivare al Cristo di Maratea. Weekly bagnato, Weekly fortunato!